del Piemonte, c'è, abbiamo saputo che c'è, ci sarà una bella affluenza da varie regioni d'Italia dei nostri fan, quindi siamo felicissimi, non vediamo l'ora di mettere in scena Utopia questo prossimo sabato. Ecco, io c'avevo il dubbio, è Utopia o Utopia magari, no? Ah, che ne so, una cosa un po' invece... È potevamo proprio... pensarci però a cambiare l'accento, non sarebbe stato male. No, perché quelli che vi hanno seguito nell'ultima edizione di X Factor magari erano sì, magari se lo sarebbero anche aspettato, insomma, un'interpretazione un po' più esotica. No, va bene anche così, credo che ci sia già abbastanza da vedere e da sentire nel vostro show, Davide, no? Perché sarà uno show multimediale, non solo la musica ma molto altro. Sì, mettiamo in scena le musiche, sono tutte di nostra composizione, eseguiremo per l'occasione 3 nuovi inediti e è uno spettacolo che è un po' un connubio d'arti, nel senso che mescola appunto la musica a effetti scenici, programmazione luci, costumi, maschere, è molto vario, è il vero mondo dei Chimera che si esprime nella più forse adatta cornice che è il teatro. Per la nostra musica c'è una bellissima collaborazione che è quella di Enrico Ruggeri, che ha prestato la sua voce, la sua splendida voce d'eccezione, che sarà un po' la guida, la voce guida per lo spettatore, perché testi scritti da Simone, Enrico sarà praticamente colui che guiderà il pubblico all'interno di questo sogno e noi saremo un po' insomma le voci canore che porteranno il pubblico su un tappeto volante all'interno di un magico sogno. Che meraviglia. Che meraviglia, guarda, ma quindi la vostra collaborazione con Enrico Ruggeri, cominciata a X Factor, continua, mi pare di capire. Sì, ma perché è nato un bel rapporto, di amicizia, un rapporto di scambio, comunque sia noi giovani artisti abbiamo un raffronto molto molto forte, molto importante con un artista italiano di grande valore e per noi una fonte di ricchezza assoluta e comunque sia è una bella amicizia perché lui è una bellissima persona, ci troviamo molto bene e questa collaborazione in Utopia per noi è veramente un grandissimo onore. Tifosi dell'Inter anche voi, no? Ma guarda, in questo momento non pensiamo nulla e no, noi calcio ben poco. Questo non è un punto di scambio che abbiamo con Enrico. Ecco, non è neanche un punto di scontro, quindi mi pare già esatto, una buona cosa. Davide, voi quindi non sarete in scena solamente per cantare, hai detto insomma una performance molto variegata. Quanto è faticoso uno spettacolo di questo genere? È molto faticoso perché lo show è suddiviso in quadri, quindi in vari momenti e abbiamo molti cambi, abbiamo più di 10 cambi di costume per magari una manciata di secondi ed è molto complicato, c'è un retroscena, un backstage abbastanza intenso e di sicuro finiremo belli sudati. Siete andati a scuola di Brachetti per riuscire a fare tutto questo in pochissimo tempo. È vero, hai ragione. Grazie Davide, è stato davvero un grande piacere, ricordiamo che sarete a Pont Saint-Martin sabato 28, sono esatto. I Chimera, Davide Dugrow. Ho detto esatto. Bravissima. È stato con noi, saluti a Simone, ricordiamo che l'album si intitola Argento e Nuvole e tutto quello che potete sentire e vedere nello spettacolo Utopia dei Chimera. Grazie Davide. Grazie a voi, grazie della disponibilità, un saluto a tutti. Alla prossima. Tutto l'info anche sul web, comunque ufficiale www.chimeramusic.it, ci sono le news, c'è il modo per entrare in contatto, i link a Facebook, la storia, la musica, gli appuntamenti, il teatro virtuale, eccetera, eccetera. Insomma, per tutti i chimeriani, che mi sono scordato di chiedergli come si chiamano i suoi fan. Richiamiamo. Dai.